Il Vangelo di oggi riporta ben 11 parole derivate da testimonianza. È sulla qualità della testimonianza che si gioca l'esistenza dell'uomo e dunque la sua fede. E in questo brano si parla anche dell'oggetto della testimonianza, dei testimoni e dei destinatari. L'oggetto della testimonianza è il bisogno fondamentale dell'uomo, l'essere o non essere figlio amato. L'oggetto della testimonianza è l'amore assoluto, di cui tutti andiamo in ricerca, che è l'amore del Padre ed è quell'amore che Gesù ha testimoniato. Gesù esibisce i testimoni della verità di quello che dice. Prima l'altro, che è il Padre, poi le sue opere, il Battista e le Scritture e Mosè. E i destinatari della testimonianza siamo tutti noi, ogni uomo che è fatto per la verità. La testimonianza produce in noi un effetto duplice. Prima muove l'intelligenza, che deve essere aperta e libera da pregiudizi che oscurano la verità. Poi parla al cuore e alla volontà personale. La testimonianza esige non solo un'apertura mentale, libera da pregiudizi, ma anche una libertà del cuore che ama la verità, al di sopra di ogni interesse. Un cuore che ama ed è libero capisce. E così anche Gesù denuncia il motivo della nostra incredulità. Il motivo della nostra incredulità è un non sapere che proviene da un non amare. Chi non ama non capisce.